Game Life X. Oh, baby. Alessia, cosa stai facendo? Fabrizio, ma non sai nulla? Sto intraprendendo un corso di magia per corrispondenza. Dai, non dirmi che sei in grado di far sparire anche le persone. Noto sul tuo volto un certo sguardo di scetticismo. Non ti fidi? Dai, prova se riesci a farmi sparire. Certo, se proprio lo desideri, caro Fabrizio. Alessia, cosa hai fatto? Scusami Fabrizio, ancora devo perfezionare qualche cosa. Forse è meglio che partiamo con la puntata. Andiamo Alessia, sì, è meglio. Buonasera, eccoci di nuovo qui con X Life Game. Questa sera siamo al magnifico locale Crazy Bull di via del Pine ad Ostia Lido, famoso per i suoi cocktail, per i suoi piatti tipici americani. Alessia, io sono andato in giro durante la settimana e mi hanno chiesto di te. Che cosa dire a questi telespettatori che ormai ci seguono da tempo? Ragazzi, io ci sono sempre, quindi seguitemi, ci vediamo sempre con X Life Game. Benissimo, allora che cosa ci rimane da fare? Abbiamo scelto questa sera dei magnifici ragazzi, un bellissimo ragazzo, tre bellissime ragazze. Io direi di andare a vedere le schede. Nome Massimiliano, età 27 anni, altezza 1,78, peso 77 kg, colore occhi verdi, colore capelli neri, segno zodiacale toro. Professione assistente bagnanti, aspirazione vivere in Australia, hobby viaggiare, soprannominato Big Jim. Nome Milena, età 25 anni, altezza 1,68, peso 60 kg, colore occhi verdi, colore capelli castani, segno zodiacale leone, professione estetista, aspirazione aprire un centro benessere, hobby, il suo lavoro è anche un hobby, soprannominata Pollon. Nome Nadia, età 29 anni, altezza 1,60, peso 50 kg, colore occhi marroni, colore capelli bionda, segno zodiacale toro, professione impiegata, aspirazione aprire un'attività, hobby viaggiare, soprannominata Cippalippa. Nome Cristina, età 25 anni, altezza 1,70, peso 60 kg, colore occhi neri, colore capelli neri, segno zodiacale gemelli, professione impiegata, aspirazione vivere in Irlanda, hobby scrivere, soprannominata Holly Hobby. Ok Fabrizio, avevi veramente ragione tu, questi ragazzi sono carinissimi e secondo me anche simpatici, quindi dobbiamo andare a conoscerli. E come? Lo facciamo tramite la prima prova, ormai famosissima. In che consiste? Consiste nel fare domande per scoprire la personalità delle nostre tre girls. Allora partiamo subito con la prima domanda, vai! Se il tuo ragazzo veste in modo eccessivamente formale, cosa gli indicheresti per rendere il suo look più trendy? Eccessivamente formale, ragazzi, giacca e cravatta a qualsiasi ora del giorno. Ma un po' troppo. Allora Fabrizio, sentiamo le girls. Questo è il tipico, come dire Alessia, look del ragioniere. Allora sentiamo a queste ragazze se piace questo tipo di uomo. Milena. Non molto. Però se l'ho scelto come mio ragazzo me lo tengo così, se no non lo scelgo proprio. Lui veste sempre la domenica, la sera quando uscite, quando va a lavorare, sempre con questa cravatta, con questa giacca. Che cosa fai? Ma lo stimoli, lo porti nei negozi, nelle vie della città a fargli vedere altri tipi di abbigliamento? Beh, no, perché se lui è così, è così. Lo hai scelto per quello che è? Sì, se no non lo scelgo. Benissimo, abbiamo sentito il parere della nostra Milena, è arrivato il momento della nostra Nadia. Beh, certo, i gusti sono gusti, no? Però penso che proporrei una visita per negozi, cravatte stravaganti, scarpe da tennis. Beh, certamente questa è una soluzione, perché se lui veste in modo formale anche tu poi saresti costretta a vestirti in maniera così precisa.
Beh, certo, normale. Bella, la soluzione di Nadia è questa, gli farebbe cambiare il look. Sentiamo la risposta della nostra Cristina. Ma io penso che vestirsi in maniera formale è una cosa bella, ma va anche adattata al momento in cui ci si trova. Bisogna sapersi adattare e quindi cambiare il proprio look. Forse rinnovare l'abbigliamento con qualche accessorio stravagante, scarpe particolari, giacche dal taglio un po' particolare, lo aiuterei in questa scelta. Benissimo, allora Alessia, come vedi, un pochino tutte le ragazze hanno il desiderio di vestire il proprio uomo anche a seconda dei loro gusti. Sentiamo Massimiliano che cosa ne pensa di questa risposta e poi sopraggiungiamo alla seconda domanda. Allora Massimiliano, tu sono sicura che hai sentito bene le risposte delle ragazze, quindi queste donne che cambiano il look degli uomini, sei a favore? Ma io penso che un po' di tocco femminile nell'abbigliamento di un uomo serva, perciò sono d'accordo con le ragazze. Ok, perfetto, Massimiliano, è il tuo turno di nuovo, quindi noi stiamo aspettando così ardentemente la tua seconda domanda, vai. Ogni qualvolta che sei in giro con il tuo ragazzo, lui guarda e commenta le altre donne, tu come reagisci? Oh, questo ragazzo che fa? Viene in giro con te, magari mano nella mano, e poi si sofferma a commentare le altre donne. Una reazione un po' particolare, mi aspetto. Benissimo, qui subentra la gelosia. C'era una vecchia canzone di Vasco Rossi che diceva: non è la gelosia quello che sento. Vabbè, io non sono intonato, comunque ho reso l'idea. Allora, Milena. Istintivamente o razionalmente? Ma istintivamente, lui vede questa ragazza. Istintivamente lo sbrano. Razionalmente mi contengo e... no, non mi contengo, lo sbrano e basta. Ma l'occhio vuole la sua parte, Milena. Vabbè, guardasse me. Lui sta commentando, ha visto una bella ragazza, per cui ci tiene. Un po' è pesante, eh. Una volta sì, cioè un bel quadro è sempre un bel quadro. Una bella ragazza è sempre una bella ragazza. Però tutte no, eh. Tutte no. Quindi concedi quel pochino, quel il giusto. Se una cosa bella è bella da guardare, però troppi commenti danno fastidio. Sì, eh. Ok, questo era il parere di Milena, sentiamo Nadia. Beh, io penso, sì, è vero, dà fastidio, no? Comunque cercherei di distrarlo, casomai, no? Facendogli vedere che anche la persona che ha al suo lato non è da meno. Bellissimo, questa è una risposta tipica femminile. La nostra Nadia tira fuori tutta la sua femminilità. Sentiamo Cristina. Non lo tollero proprio, non esiste proprio. Cioè, come reagisci? Dente per dente. Quindi mi metto a guardare tutti i ragazzi anch'io, a fare commenti pesanti anche sugli altri ragazzi, altrimenti la smetta perché proprio... Non esiste. Certo, assolutamente. Lo sbrano anch'io. Beh, bellissime queste risposte, tipicamente di donne innamorate che amano il proprio partner e che comunque non accettano questi tipi di commento. Alessia, sentiamo Massimiliano che cosa ci dice al riguardo. Se lui magari è così nella vita, fa i commenti alle donne, chissà, sentiamo. Massimiliano, attenzione, eh? E qui ho sentito parlare di sbranare qualcuno, di non accettare assolutamente questa condizione di guardone, tra virgolette. Tu che fai? Le guardi le donne? Ma se sono con la mia ragazza, no, non le guardo, anche perché non è carino, non esiste né in cielo né in terra. E se passa una ragazza veramente pazzesca, non mi dire che non ti giri. Ma no, penso che non sia una cosa molto carina da fare nei confronti della donna che mi sta vicino. Ok, perfetto, chiarissimo. Allora noi siamo pronti, Massimiliano, per la terza domanda, vai. Se il tuo uomo non ti soddisfa sessualmente, che fai? Glielo fai capire o glielo comunichi direttamente? Oh, perfetto. Qui ci troviamo in una situazione un po' intima, un po' particolare. Questa relazione che non va molto bene. È difficile spiegarlo con le parole o farlo capire. Non lo so, la parola alle ragazze, Fabri. Beh, il sesso diciamo che poi spesso rappresenta l'80% nel rapporto tra uomo e donna. Allora Milena, che cosa fai? Che faccio? Che cosa fai? Glielo comunichi, glielo fai capire a parole, glielo dici? Se ne accorga da solo, Che se ne accorga da solo? Se no è proprio deprimente. L'uomo se ne deve accorgere. Beh, se è uomo sì, se no evidentemente tanto uomo non è. Sai perché questa domanda? Perché molto spesso le donne fingono, si dice che fingano. Per cui, ecco, questa è una domanda diretta. Spesso, che dici? Le donne fingono, non lo so. Gli uomini, però, tante volte veramente capita, che c'hanno parecchi problemini. Quindi,
glielo dico, anche perché insomma. Quindi ti interessa la soddisfazione sessuale? No, non è che a me interessa, cioè penso che a tutti interessi. È normale. Il rapporto di coppia anche questo. Milena è stata molto sincera, sentiamo cosa ci dice Nadia. Io sinceramente glielo direi, chiaramente. Diretta, a parole. Beh, usando molto tatto, no? Per non ferire la persona, però cercherei sicuramente di farglielo capire, di dirglielo in modo tale da mantenere il rapporto stabile. Beh, bellissima domanda, insieme si cresce e magari si trova quell'intimità giusta. Certo. Cristina. Sì, io direi chiaramente, però in maniera dolce, senza ferire i propri sentimenti, perché comunque è importante che non si rompa l'equilibrio che c'è nel rapporto, insomma. Senza essere troppo diretta. Essere diretti a volte bisogna anche saperlo fare, perché ci si può rimanere male. Dico bene, Alessia, sentiamo il nostro Massimiliano, che cosa ci dice? A te il testimone. Eccomi qua col mitico testimone. Allora, Massimiliano, più o meno tutte e tre le ragazze farebbero capire al proprio partner che insomma c'è qualcosa che non va, in maniera dolce, così un po' sensibili sono. Tu che fai? Se la situazione non va, pensi che sia colpa anche tua o dai la colpa a loro perché magari non ti piacciono più? Ma io penso che se ci sia un problema bisogna affrontarlo insieme, perciò penso che con l'unione si possano superare tutti i problemi del caso, senza nessun ostacolo. Ok, Massimiliano ha terminato la prima prova. Fabrizio, noi siamo prontissimi, ormai abbiamo già un po' capito la personalità e il carattere delle nostre tre ragazze. Sicuramente lo starà scoprendo il nostro Massimiliano, ma nel momento ci dobbiamo vedere 30 secondi di pubblicità o qualcosina in più. Crissal Polisportiva Ciglia, 8 campi da tennis in terra battuta, calcio, calcetto, scuola calcio, pallanuoto, corso per bambini, ginnastica acquatica, nuoto sincronizzato, centro estetico fisioterapico, bodybuilding con le più moderne attrezzature, danza moderna, karate, aerobica, kung fu e tant'altro ancora. Questo è il Crystal e tutti insieme saremo felici e vincenti. Ed eccoci di nuovo in onda. X-Life Game prosegue, siamo giunti alla fine della prima prova e siamo giunti alla seconda. Alessia, spieghiamo che cos'è la seconda prova. La seconda prova è tutta dedicata alle ragazze, o meglio, sono loro che dovranno conquistare il nostro Massimiliano, invitandolo magari a un ristorante pazzesco oppure in cima alla montagna a buttarsi giù, non lo so, andiamo a sentire loro. Allora Alessia, io chiamo qui Milena, abbiamo stravolto un pochino la situazione, Milena, perché solitamente è l'uomo che corteggia la donna, in questo caso stiamo stravolgendo la situazione, vediamo se Milena è in grado di fare questa cosa. Sei pronta? Avviciniamoci un pochino così il nostro Massimiliano ci sente, prova ad invitarlo da qualche parte, vediamo se lo colpirai nel cuore. Massimiliano, senti cortesemente, l'altra settimana ho bucato la ruota della macchina, mi accompagneresti a cambiarla? Semplicemente così, quindi un aiuto funziona, da uomo. Funziona? Funziona? Funziona. Ci hai provato questo invito? No, io no, però me l'hanno detto che funziona. Funziona, allora sentiamo che cosa ci risponde il nostro Massimiliano. Massimiliano, qui ti chiedono una prestazione fisica, ossia manuale, ti tocca andare a cambiare una ruota, ti rendi conto? Che fai? Ma come proposta è molto allettante e molto singolare, bisognerà pensarci sopra bene. Una news, una novità, che una donna ti inviti a cambiare la gomma della propria auto. Sì, è la prima volta che viene usata questa tecnica, è la prima volta che la sento. Io premierei l'originalità. Ok, perfetto, Fabri, a te. La nostra Milena si può accomodare sul suo sgabello e devo dire che è stata particolare perché ha tenuto la gomma sgonfia per una settimana e ha aspettato di incontrare Massimiliano. Nadia, vieni qui vicino al nostro Massimiliano e formula il tuo invito. Allora, io non ho bucato, però ti piacerebbe un invito a cena a casa mia? Invito a cena a casa sua, semplicemente, non magari accenni un qualcosa al menù della serata, quale potrà essere, che ne so? Tutto a sorpresa. Tutto a sorpresa. Alessia. Massimiliano, una cena
a sorpresa, con menù a sorpresa. Andresti a casa di Nadia? Ma io amo molto le sorprese, perciò penso che accetterei volentieri un invito del genere. Ma che cibo ti piace di più? Cosa preferisci? Il pesce, la carne, cibi esotici, piccanti? Ma come si dice, sono un buon gustaio, mangio di tutto, perciò non c'è problema. Ok, Massimiliano è una buona forchetta. Fabrizio. Ok, Nadia, ti puoi accomodare anche tu, è arrivato il momento della nostra Cristina, che sicuramente ha avuto un pochino più di tempo rispetto alle altre due concorrenti, chiamiamole così. E sei pronta con l'invito? Mm-hmm. Via. Massimiliano, mi hanno detto che sei un tipo molto caliente. Che ne pensi di quattro passi al Maron Glacé? Parliamo latinoamericano? Ai ai ai, latinoamericano, passi particolari, eccetera eccetera. Alessia, sentiamo. Massimiliano, sei pronto? Qui dicono che sei un tipo caliente, salsa, merengue, cosa balli? Salsa e merengue, piace molto la musica latinoamericana. Grandioso, quindi accetteresti volentieri l'invito di Cristina? Ma è un invito molto allettante anche questo, è una bella lotta. Fai queste danze perché ti piace il ballo di coppia? Anche, è molto sensuale come tipo di ballo. Oh, molto soddisfacenti gli inviti delle nostre tre ragazze, Fabrizio. Abbiamo quindi terminato, ti ringrazio Cristina, la nostra seconda mitica prova. E quindi Fabri, è giunto il momento della prova pratica? Della prova pratica, che è quella tattile. Le nostre tre concorrenti dovranno fare un massaggio sul collo e sulle spalle del nostro Massimiliano e chissà se con la loro arte, chiamiamola così, tra virgolette, riusciranno a conquistare quel pochino che non hanno conquistato fino a questo momento e il nostro Massimiliano potrà cambiare l'idea che si è fatto fino a questo momento. Allora, pronti per la nostra ulteriore prova, chiamiamo a raccolta le nostre ragazze. Milena, tocca a te. Massaggio sulla spalla di Massimiliano. Allora, ha detto il lavoro mio, come mai, Milena? Sei una massaggiatrice? Sono estetista. Un'estetista. Massaggiatrice non è tanto carina. Massaggiatrice nel senso. Sì, però sai, si possono sempre fare allusioni poco carine. Vabbè. E sul mio lavoro non mi piacciono. Allora mi rimangio la parola, un'estetista. Ok. Sei pronta? Vediamo quali emozioni riuscirai a creare al nostro Massimiliano. La vita conosci. Per igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Massimiliano, Massimiliano, eccomi qua. Commenti, commenti sul massaggio di Milena. Beh, è un massaggio molto stimolante. Ma rilassante, vigoroso, sensuale. Distensivo. Allora vada per il distensivo su Milena. Fabrizio, a te il testimone? Beh, diciamo Milena è stata un pochino avvantaggiata, come diceva è un'estetista e chissà se magari il suo massaggio sarà il migliore, ma non è detto perché magari ci sono delle persone che non lo fanno per mestiere ma che comunque sono portate, chissà. Allora Nadia, vieni avanti e fai il tuo massaggio, via. Prima di tutto volevo chiederti, come i massaggi? Stai? Mi piace fare i massaggi, però il mio mestiere è tagliare pizza, quindi... Tagliare pizza. Però attenzione a non tagliarlo più di tanto, io direi via con il massaggio. Per igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles, que si... Massimiliano, oh, adesso tocca a te un bel commento sul massaggio di Nadia, che ha detto che taglia la pizza. È tagliente il suo massaggio? È un massaggio molto vigoroso, direi. Molto energico. Una donna che si fa sentire. Benissimo, grazie Nadia. Fabri, a te. È molto difficile fare un massaggio con una maglietta, chissà magari su un lettino disteso con l'olio, le sensazioni sono sicuramente diverse. Allora Cristina, vieni qua, tu con i massaggi come stai? Mi piace più riceverli che farli. Ricevere, beh, chiaramente, vabbè, questa sera dovrai farli. Sei pronta? Ok. La vita conosci, per igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendissima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles. Massimiliano, quest'altro massaggio, un commento a caldo, vai. È un massaggio molto soft, ha le mani molto leggere. Ma ci puoi dare magari una piccola accenno di preferenza, quasi così percepito?
Ma da questo massaggio? Dai tre. Massaggi, visto che faccio sport, sono una persona che fa uno sport molto duro, mi piacciono le cose abbastanza violente, perciò penso che il secondo massaggio è stato quello più che mi ha colpito di più. Non facciamo un nome, ma l'abbiamo intuito un po' tutti. Fabrizio, grazie Cristina. Eccoci qua, abbiamo terminato tutte e tre le prove. Quindi siamo giunti al momento culminante della trasmissione, perché il nostro Massimiliano dovrà decidere chi è la ragazza ideale tra le tre che abbiamo deciso. Alessia. Allora, rullo di tamburi, ti ripeto i nomi, caro Massimiliano, in ordine: Milena, Nadia, Cristina. Spara il tuo nome. Nadia. Beh, allora la preferisci anche per il massaggio, cioè da lì che è partito tutto per la tua scelta. Sì, ha influito molto il massaggio, diciamo. Ok Fabri, allora andiamo a presentare le nostre ragazze a Massimiliano. Benissimo, io direi di far venire qui una ad una le ragazze, gliele presentiamo, cominciamo dalla nostra Cristina, farei alzare il nostro Massimiliano, non ti girare così Nadia avrà, ci saranno ancora dei secondi prima di conoscerla. Guarda che cosa ti sei perso. Allora, vieni avanti Milena. Ecco la nostra Milena. Alessia, è giunto il momento della nostra Nadia. Rullo di tamburi, eccola qui. Un salutiti. Allora Massimiliano, contento di questa scelta? Contentissimo. Nadia. Contenta. Contenta, non te lo aspettavi di trovare un bel ragazzo così? Visto di spalle, però il viso corrisponde ai tuoi desideri di uomo ideale. Immaginavo con gli occhi scuri. Gli occhi scuri, ma gli occhi chiari, ti va bene ugualmente? Benissimo. Vedo che c'è una certa affinità fra i due, si sorridono, si danno le spintarelle. Alessia, che cosa facciamo? Facciamogli vedere il luogo dove loro potranno conoscersi meglio. Crissa, Polisportiva Ciglia, 8 campi da tennis in terra battuta, calcio, calcetto, scuola calcio, pallanuoto, corso per bambini, ginnastica acquatica, nuoto sincronizzato, centro estetico fisioterapico, bodybuilding con le più moderne attrezzature, danza moderna, karate, aerobica, kung fu e tant'altro ancora. Questo è il Crystal e tutti insieme saremo felici e vincenti. Se avete visto che magnifico centro sportivo, il Crystal, lì vi potrete allenare in tutta tranquillità. Fra l'altro vedo Massimiliano molto allenato, ma tu vai in palestra? Sì, faccio sport a livello agonistico e frequento anche la palestra. Se saresti stato così naturalmente sarebbe stata una cosa, voglio dire, divina. Un dono divino, sì. Un dono divino. Allora, lì vi potrete conoscere meglio andando nella palestra, nella piscina, ad allenarvi. Ci andrete insieme? Ma speriamo, io l'invito lo faccio, poi vediamo come procede. Nadia, glielo lasci il numero del telefono? Perché no? Allora, questo incontro lo farete prima di tutto in questo magnifico centro. Io vi lascio a conoscervi meglio. Chiamo a me la mia cara Alessia per rinnovare l'appuntamento di X Life Game. Non importa se sia stata una magnifica puntata. Ragazzi, noi vi aspettiamo sempre X Life Game. Ciao. Alessia, quel corso di corrispondenza che stai facendo di magia, devo dire, niente male, eh? Ma dai Fabrizio, ma tu credi veramente che le persone possano sparire così, con un battito di mani? Dici di no, eh?